Yeah. <shriek> Buonasera, ben ritrovati negli studi di Pianativo. Questa sera siamo in compagnia di quattro amici e parleremo di un hobby, di una passione folgorante. Parleremo del volo. Eh, ve li presento subito: abbiamo Giovinazzo Domenico, pilota di elicotteri. Buonasera. Buonasera. Ernesto Borghese, aeromodellista. Buonasera. Amato Michele, pilota di aerei. Buonasera. E Caridi Paolo, anche lui pilota di aerei e brevetto di paracadutista. Esatto Paolo, darei la prima parola a te. Come nasce? Cioè, elicotteristi, si nasce con questa passione o si diventa elicotteristi? Io posso parlare solo di aerei e di paracadutismo. Perché quando avevo 18 anni, e tutti mi dicevano che sono un tipo pauroso, un tipo timido, e ho chiesto consigli a qualcuno: ci deve fare qualcosa di particolare che gli altri non sono capaci di fare. Una volta che sei riuscito a farla, quella data cosa dice: Come? allora io sono coraggioso, ho visto scritto a Reggio Calabria scuola di parcautismo e brevetto di pilota. Sono entrato, mi sono iscritto. Io abitavo allora alla Laureano di Borello, perché sto parlando di 60 anni fa. Sono iscritto, ho fatto il corso in pochi giorni. La prima festa che c'è stata a Reggio Calabria allora i paragotisti venivano gestiti dai militari. Arriva un aereo militare, ci fa salire sopra, il primo lancio è stato una cosa meccanica, cioè dire eh, conta fino a 10, se non si apre tocca qua, non ho fatto in tempo a pensare, era già a terra. Una sensazione volei, vorrei far capire ai giovani che cosa significa paragotismo. Significa che una volta lanciato dall'aereo, una volta uscito dal finestrino, dal finestrone, diciamo, dalla, dalla porta, è che, oh, se non ti lanci che hai paura ti danno un calcio perché sono militari e quindi ti deve lanciare. Invece che ricevere un calcio uno si accontenta di buttarsi, qualche cosa succede. Solo che si verifica un fatto. In quel momento, se, se si vuole andare con la fantasia, quello è un momento particolare, perché uno si sente perso nell'aria. Però andando giù, dopo un momento, dopo, prima di arrivare a 10, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, prima di arrivare a 10 un angelo bianco del cielo lo ferma, zaccati, lo, lo blocca e, e lo ferma nell'aria. Cioè dire, uno si sente perso, pensava, dice mi sto ammazzando, dice, ora mi vado a frantumare per terra. Un angelo mandato dal cielo, lo blocca e gli dice tu devi campare, devi vivere. Nel mio caso mi ha pure detto che deve combinare tanti guai nella vita, quindi deve campare. Paolo, cosa ti ha fatto fare il salto? Quindi il coraggio o un calcio, come dicevi tu prima? Il coraggio non c'era proprio. La paura faceva 90. Perché sento dire in giro, certe gente dicono io non ho paura, non ci credo. Se uno non ha paura o è scemo o è incosciente. Io la paura ce l'avevo, però ho acquisito nel tempo a furia di lanciarmi da questi aerei sempre più alto, sempre più alto: ho, tro ho trovato una certa sicurezza. Quindi, per me, il fatto di fare il periodista quando ero giovane mi sono realizzato. Ho visto, guarda, il coraggio ce l'ho: anche mio padre, oppure un amico di Laureana che si chiama Nicola Insardà, che era appassionato di volo, mi accompagnava quando facevo questi lanci e dice Paolo ma come fai ad avere tutto questo coraggio e allora mi sono montato la testa si può vedere che sono coraggioso pure io e quindi mh, questa malattia chiamiamola questo handicap che avevo di, eh, diciamo un, una specie di, di paura che mi, mi veniva appresso sempre forse era l'età e dicevo che a furia di lanciarmi mi è, il coraggio che mi mancava mi è venuto insomma ho realizzato un mio sogno solo che poi stando nei campi d'aviazione ho incominciato a vedere questi giovani che volavano, Dico, ma perché non devo volare pure io? Un ingegnere mi disse Paolo vieni con me, siamo andati a Pantelleria con lui, ho visto che non era una cosa difficile, eh, anzi per me avevo pensato che era una cosa molto facile, perché mi ha dato il volantino in mano, gira di qua, gira di là, ho detto io ho già il brevetto, non era vero niente, perché diciamolo chiaro, il brevetto di pilota consiste in 5 o 6 materie che sarebbero... Eh, radionavigazione principi del, polo, principi del polo diritto aeronautico procedure operative medicina, medicina, medicina aeronautica. aeronautica una serie di materie però una volta fatte tutte queste materie una volta avuto il brevetto si diventa comandante quindi a me mi chiamano comandante solo che a casa non comando nemmeno comunque uno, vorrei raccontarvi in breve senza farvi perdere del tempo un aneddoto una volta fatte le 10 ore, il comandante mi dice: Paolo, devi andare a Caraffa di Cadenzaro dove c'è una stazione radio. E ritornare, guarda che ci sono le nubi, e devi andare sopra delle nubi. Non ci ero mai andato, o perlomeno con l'aereo dell'Aletalia sì. Allora cosa ho fatto? Sale che ti sale, sono salito sopra e ho visto sopra un mare di nubi. Ma un mare, chilometri e chilometri di nubi. E ho cominciato a prendermi la paura. Sono arrivato a Caraffa, mi sembravano mille anni tornare a Reggio. Torno a Reggio Calabria e non trovavo più il Reggio Calabria o perlomeno lo strumento che indica la posizione dell'aeroporto mi diceva che sono arrivato però non lo vedevo ero a 3-4 mila piedi sopra le nubi e allora ho fatto una preghiera particolare ho detto Signore mio che facciamo se tu vuoi che, che, che venga su tienimi, tienimi qua sopra io e vengo su se tu vuoi che, che, che vada giù se mi vuoi salvare fammi andare giù da qualche parte, infatti girando e girando ho trovato un buco e c'era una nave nello stretto di Messina, facendo dei giri sono arrivato insomma, ad atterrare, questa è stata una cosa che mi ha fatto prendere una grande paura, però poi col tempo mi è passata e ho concluso il mio giro, ho completato, ho preso il brevetto di pilota, diciamo che per quanto riguarda i paricautisti, completiamo il discorso, abbiamo fatto anche un lancio qui a Maropoli, e ci ha seguito, perlomeno ci ha spronato un certo Pino Cordiano, il quale era penso il, il quello che... Il esatto, è una cosa di io preciso, non lo so. Comunque solo che invece che questo lancio di farlo nel campo sportivo, il campo sportivo era pieno di bombe d'artificio eh, per la festa e quindi poi si doveva fare dove, lo spazio non c'era. E io, che ero responsabile di questo lancio, ho chiamato il pilota e ho detto: guarda che lo spazio ora è limitato, quanti paracadutisti hai? Ci sono cinque. Dice: Uno è un po' scarso, e quello scarso te lo riporti indietro, mandami queste quattro. E così è stato. Si sono lanciati da un'altezza di circa 2500 metri: abbiamo fatto una bella figura. Abbiamo portato i fiori al santo, come penso sia San Giorgio, San Giorgio esatto. È come ricordo: abbiamo portato i fiori a San Giorgio. La gente ci ha applaudito. Insomma, oh, me ne sono accorto che la passione che ho io per il volo ce l'hanno pure altri. Cosa si prova in volo? Direi vero, si diventa più liberi. Più liberi perché uno va dove vuole. In volo non ci sono i semafori, non ci sono gli incroci. Non c'è chi fa quel segno particolare quando se uno non si ferma all'incrocio. Non c'è la... bisogno di parcheggiare. No, non si parcheggia, niente. E ci si sente più liberi. Io questo... L'ho notato quando potevo andare in zone dove c'era molto, eh, vedute panoramiche, per esempio sull'Etna, quando portavo qualcuno, a dire il vero io per non pagare, portavo sempre qualcuno così pagava lui, non è che lo facevo per altro, perché il brevetto costa. Questo ragazzo, che si è brevettato pilota ed è comandante ora, perché una volta si faceva primo grado e secondo grado. Ora sono questi due gradi unificati. Lui si è fu diciamo il brevetto ora è in mano sua e il comandante ora sta facendo il corso di inglese eh, per poter poi fare la carriera eventualmente con delle società di navigazione nazionale o internazionale, con la speranza che qualcuno che del mestiere gli dia una mano per poter prendere posto da qualche parte. Io ringrazio eh, Telemia, come si, si Piana, TV. Piana TV per la disponibilità. E posso avvisare le forze dell'ordine che hanno intenzione di prendere il brevetto che a loro serve, il brevetto di paregotista? Di rivolgersi o a Piano TV o a sottoscritto, che abbiamo detto che mi chiamo Caride Paolo, abito al campo sportivo di Cinque Fronti e sono a disposizione di chi mi viene a trovare, di chi ha interesse ad avere delle informazioni relative sia al brevetto di pilota come al brevetto di paregotista. Michele, anche tu invece pilota di aerei, cosa ti ha fatto prendere il volo? Buonasera a tutti innanzitutto. Allora, ehm, il mio discorso aeronautico è, diciamo, è nato da, sotto un certo senso da un discorso meccanico. Ehm, appassionato di motori. Ehm, entrato all'età di, all di 5 anni, circa nell'officina paterna, eh, officina automobili. Ehm, ho cominciato diciamo, a studiare sui libri di motori aeronautici. Eh, così poi studiando è nata la passione del volo eh, sotto pure un grande input eh, che mi ha, mi ha dato il qui presente Paolo Caridi con uh, la grande amicizia pure che legava e lega ancora con, uh, con mio papà eh, così mi sono iscritto um, un paio di anni fa alla scuola di volo di Reggio Calabria eh, e con, um, non la nascondo, pure con molti sacrifici sono diciamo, arrivato a prendere Prendere il brevetto di, di pilota. Ma c'è dietro una preparazione difficile? Sì, fare il pilota non è. Io dico che non è una cosa difficile, ma è una cosa complessa, perché lì è un mondo, un mondo a parte, un mondo diverso, si devono avere pure delle caratteristiche particolari. E si deve studiare molto, moltissimo, e moltissimo a 360 gradi, non solo a livello aeronautico, a livello di meteorologia, emergenze, pure a livello di motore aeronautico, appunto, come dicevo prima, e tante altre cose. E le materie sono, sono nove da studiare, eh, per prendere il brevetto PPL, che è quello che ho io, quindi di pilota privato. Eh, attualmente faccio il pilota diciamo, ai fini appunto a livello privato quindi sportivo e non a livello professionista eh, adesso sto facendo come diceva prima Paolo un corso per l'abilitazione alla fonia inglese aeronautica eh, con la possibilità e quindi l'intenzione di continuare la carriera eh, per fare il pilota professionista commerciale o comunque ahimè di linea Beh, te la auguriamo eh, grazie eh, niente, fare il pilota quindi dicevo è un mondo: cioè il mondo aeronautico, il mondo dell'aviazione è un mondo particolare a sé stante. Eh, si, con l'aereo si naviga nella terza dimensione, eh, dove appunto possono capitare pure sempre delle emergenze che il pilota deve essere addestrato. Eh, addestramenti che noi abbiamo fatto quando ero e comunque io quando ero allievo e così quindi si, si arriva poi ad essere pilota a volare. Hai provato il tuo in volo la prima volta da solo? Ma eh, diciamo che appunto questo era quello che mi hai anticipato sulla domanda che volevo dire, eh, come forse tutti i piloti mi possono confermare, il, il momento diciamo più, molto più particolare per ogni pilota, comunque per ogni futuro pilota, è appunto il solista, il primo volo da solista è un momento particolare che non nascondo pure che sotto un certo senso sia pure un po' di paura eh, perché diciamo, praticamente l'istruttore scende dall'aereo, quindi dal parcheggio, eh, si effettua diciamo, il rullaggio, tutte le prove motore eccetera eh, e poi trovarsi allineati con una pista, eh, eh, essendo tu e l'aereo, è un momento un po', un po particolare poi lì diciamo, l'autorizzazione al decollo, motore al massimo, e si stacca da terra e lì si sente, si, si sente proprio più leggeri. E quindi... Fai una bella sensazione. Sì. Tu prima parlavi di caratteristiche. Un sì. pilota perfetto, che caratteristiche ha? Ma il pilota perfetto, diciamo, cioè perfetto relativamente. Il pilota deve avere dei, degli ottimi riflessi, eh, velocità di ragionamento deve avere diciamo, una passione per la logica e quindi diciamo, essere sempre lucido, eh, sapere sempre la posizione e dove, dove si è, un eh, qualunque diciamo, punto quindi, mentre si naviga eh, per poter atterrare in caso di emergenza eh, e quindi diciamo, eh, altre caratteristiche, eh, appunto, vabbè, poi diciamo, possono essere pure caratteristiche non nascondendo caratteristiche cliniche, quindi vista perfetta, eccetera, eccetera. E, e niente, diciamo, questo diciamo un po' deve essere sì, una persona un po' particolare eh, rispetto a alle... rinascere, pilota, eh, sotto in certo senso, sì. sì. La passione deve essere proprio al baricentro. Proprio della, della, della cosa, sì. se no uh, è un po' particolare, sì. un mondo un po' particolare. Grazie. Ernesto. Tu invece sei appassionato di aereo modellismo. Sì. Come nasce questa passione? Eh, la mia passione è nata 25, 26, 27 anni fa è una passione bellissima al contrario di loro loro sono in aria io sono con i piedi per terra però anche lì ci vuole la, la bravura come in tutte le cose e quindi lo faccio con passione sono istruttore di volo e quindi alcune volte sono andato con con l'aeroplano con, con il signor Caridi e non nascondo che ha avuto fiducia e qualche volta i comandi in mano me l'ha dati ma come nasce la prima volta che hai pilotato un aereo? Da terra? Sì, è, è nato che, allora, 25, 26, 27 anni fa non è come adesso. Allora, adesso ci sono simulatori di volo. Quindi, tutti questi ragazzi e ragazzine con i simulatori già si allenano, già partono con un punto. Avanti. Mi sembra di aver visto anche un programma sul computer per fare mm. la simulazione di volo. Sì, ci sono i programmi, ci sono, vendono pure diciamo, i simulatori di volo dove i ragazzi, la maggior parte, vola là sopra. Diciamo no, eh, certo, e poi andare a prendere il telecomando in mano non è, eh, sono, so, non è la stessa cosa, però diciamo che là se sbaglia, non succede nulla. Alla fine, voglio dire, resetta e riparte un'altra volta l'aeromodello no se sbagli hai fracassato tutto quindi voglio dire è, è una mh, a me piace piace tanto io lo, 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 lo pratico da tanti anni e stiamo abbiamo un, un club a genio tavolo il sud calabria quindi eventualmente chi si vuole collegare c'è il sito aerosud.it e quindi alla quale ci sono delle attività che si svolgono la mattina di domenica, sabato mattina adesso mio malgrado io ho dovuto lasciare perché da poco sono diventato papà di due fantastiche gemelline grazie e quindi mi sa che per un periodo di tempo dovrò appendere la radio al muro però non è che con questo io il mio hobby non lo pratico assolutamente quando trovo una scappatoia sicuramente andrò sono i bambini che si avvicinano a questo. Ma io mi auguro che una. Io mi, Sì, sì, sono i bambini. Io ho avuto. Um, un ragazzo che ha avuto 7-8 anni, dieci anni, ma meno di dieci anni. Però non è come una volta. Allora io quando ho iniziato. Ho iniziato con un aliantino, diciamo, no? Che a volte si staccavano i pezzi per aria e poi magari la prossima domenica si ritrovava. È iniziato. cioè. Mh, io ho iniziato, ho avuto un insegnamento di un ragazzo di Vibbo che adesso non so dov'è perché mi pare che sia laureato in, in, sempre in roba di aeronautica, una cosa del genere. Ed è stato lui che mi ha fatto la, la primo, il primo insegnamento. Poi, logicamente, chi è alla portata di uno sport, eh, voglio dire, io sono stato bravo sono stato alla portata di, 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 di capitare subito e quindi subito oh, sono riuscito a far volare questi, questi aeroplani. E quindi adesso ci sono, diciamo che andando avanti tutta la tecnica aeromodellistica si è rivoluzionata, adesso ci sono le turbine, la vera turbina diciamo come quella di un aereo vero, però mh, là ci sono dei costi molto superiori. E, niente, cosa, cosa posso dire? Posso dire che eh, ho il, ho, tanti ragazzi li ho messi sulla buona strada. Eh, abbiamo una pista bellissima sulla zona, seconda zona industriale una pista tutta in asfalto diciamo che è un, un mini aeroporto quindi puoi invitare tranquillamente i nostri telespettatori sì tutti, certo ma io inviterei anche Piana TV qualche domenica di fare un salto okay. e, fare, e fare alcune riprese perché diciamo che almeno a me principalmente mi piace perché adesso, adesso il volo si è diviso in due cioè c'è il volo acrobatico e il volo 3D Almeno il volo 3D concretamente non piace, perché in poche parole, il volo 3D è un volo che ipoteticamente un aereo vero non lo fa. Cioè, tipo tenere diciamo, l'aeroplano in asse così fermo. A me mi piace tutt'altro volo, mi piace l'acrobazia, l'acrobazia pura. Diciamo, mh, ho, fatto, ho disputato qualche gara e sono andato benino, voglio dire, io. Mh, non mi sento di essere, eh, voglio dire, ai, ai vertici, però me la cavo, me la una cavo. È Posso... una bella passione. Sì sì sì, 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 sì. Paolo vuole aggiungere qualcosa? No, volevo soltanto dire che in qualsiasi posto della Calabria siamo stati per fare delle manifestazioni con Ernesto Borgese. Abbiamo fatto una bella figura perché è un artista, un appassionato di questo genere di cose, è un istruttore ed è un campione. Quindi a Polistana, o perlomeno... Nella nostra zona abbiamo anche un campione di aeromodellismo. Beh, eh, visto e considerato che siamo in una, in una TV, approfitto dell'occasione che eh, chiunque vuole, vuole prendere diciamo, questa strada, eh, sappiano che, che abbiamo gli istruttori sulla pista, eh, sicuramente per un primo approccio non, non, non c'è bisogno che loro devono comprare subito la scatola di montaggio e il tutto, la off, offre, offre il club e quindi possono iniziare tranquillamente e si possono rivolgere o a me oppure anche tramite, tramite Paolo che lui mi rintraccia con molta facilità e quindi mh, quanto per ritornare un attimino indietro rubo altri due minuti Diciamo che il loro volo è bellissimo, io non dico di no, però è ancora più difficile il nostro. Lei mi può dire perché? Perché loro, diciamo, da un punto di vista me meccanico, diciamo, hanno, hanno tutto lì, hanno la manetta, hanno la cloche, quindi noi invece abbiamo una semplice radio con due stick, quindi da lì deve partire tutto, tutto il discorso, però voglio dire... La cosa poi eh, avverrà allora, tutto in automatico. Chiedere, a questo punto ti devo Prego. chiedere: cos'è che devi tenere sotto controllo tuo? Beh, allora chi, io penso che le stesse, non, le stesse cose che, che tengono pure loro, la sicurezza, la sicurezza e il volo di sicurezza, questo ci deve, ci deve essere, quindi volare diciamo, con un certo ordine, non, non fare delle cose irruente perché può capitare quello che può capitare anche se siamo assicurati perché noi siamo assicurati quindi fare il volo pulito senza strafare o meglio se si vuole fare qualche figura che uno vuole provare se ne va un po a 200 250 metri 300 metri e la prova però ecco questa noi diciamo che noi vogliamo sempre a 250 metri da noi per altri 250 300 metri diciamo Ipoteticamente su, su una retta. La sì, la sicurezza è al primo posto, anche perché un aereo motorizzato 50 cm a benzina, eh, con un'apertura larga di 2,20 m e lungo altri 2,20 m, eh, voglio dire, eh, bisogna stare un po' attenti. Quindi, la prima cosa è l'ordine, in questo hobby, come penso in tutti, in tutti gli sport. Domenico, tu invece sei pilota di elicotteri. Da quanto tempo? Allora, buonasera a tutti, Vabbè, la mia carriera, diciamo, il mio percorso è diverso, perché loro meno male, hanno a che fare con l'ala la fissa, quindi con gli aerei, oppure insomma anche aeromodellismo. Io invece sono pilota di elicottero, quindi tutta altra cosa, quindi ho una macchina diversa, con un impiego diverso. Sotto certi aspetti è, è facile, sotto altri no. Poi la mia. Sono allora le differenze concrete? Ah beh, le differenze concrete è che una che salta subito all'occhio, è che insomma, un aereo ha bisogno di una pista per decollare e atterrare. Con l'elicottero, chiaramente abbiamo eh, um, con l'elicottero c'è bisogno di piccoli spazi. Eh, quindi. Io comunque essendo militare. Eh, poi eh, diciamo che adottiamo anche un tipo, un profilo di volo che è diverso dai civili, quindi per essere più operativi dobbiamo essere <coughs> più bassi possibili. Comunque io mi sono arruolato circa 30 anni fa, sono tenente colonnello dell'esercito, eh, sono pilota di Mangusta che è un elicottero da combattimento, ho 3.500 ore di volo. Eh, volate in Italia, all'estero eh, sono appena rientrato dal teatro afgano eh, la settimana scorsa e, quindi tutte altre sensazioni rispetto a quelle di Ma eh, vabbè io diciamo che, diciamo, sì, vabbè, diciamo che io ho, ho superato la fase della passione perché ormai per me è diventato un lavoro eh, anzi io sono contento che qui ci oh, vabbè, con Paolo ci leggo un'amicizia da, da molti S anni da 30 anni e passa, però ecco, non sapevo che qui nei tra l'altro io poi sono di 5 Fronti, non sapevo che ci fosse anche un ragazzo di 5 Fronti appassionato di volo, anche perché eh, generalmente tendiamo a, a considerare queste zone, eh, zone non, siamo fuori dai circuiti della passione per il volo. Per cui trovare un ragazzo che è appassionato di volo e che ha preso già i brevetti che sta facendo questi passi. Sicuramente, insomma, dire, è una soddisfazione per lui, ma sapere che c'è gente che ha questa passione, eh, fa piacere, insomma. poi anche il discorso dell'aeromodellismo, che voglio dire, anche a livello di passione, passione per il per volo: il volo in generale sì, ma voglio dire, in una, purtroppo in una terra depressa come la nostra, sapere che ci sono delle persone che comunque hanno, coltivano e portano avanti questa passione, eh, sicuramente fa piacere. E comunque, io voglio dire, sono su, il nostro mondo, quello militare con quello civile, sono su due binari paralleli, perché loro, comunque, è una, tra virgolette, una professione dettata dalla passione. Io, per esempio, mi sono arruolato perché non avevo all'epoca i soldi per poter prendere un brevetto. Quindi, forza maggiore, ho dovuto seguire e questa strada. un'altra strada per arrivare al tuo obiettivo. Sì, e poi alla fine, insomma, per quanto riguarda me, non c'è più quella passione che avevo prima. È diventato, diciamo, un lavoro, anche se è un lavoro particolare, insomma, capito? E non dico che è come andare in ufficio, ma... insomma. Siamo, siamo, siamo su quei livelli lì le, le emozioni che può avere lui chiaramente non, non sono cosa le mie emozioni il tuo lavoro Domenico ma io sono <ride> militare quindi faccio un volo militare e, e logistica no 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 ehm, diciamo eh, l'elicottero che eh, piloto io non è un elicottero da trasporto è un elicottero ah. da combattimento quindi il Mangusta è costruito dall'Agusta italiana e per chi non se ne intende molto è tipo la pace americana. Il nostro compito è quello di dare protezione ai nostri ragazzi che stanno in giro in questo momento in Afghanistan oppure in altre situazioni. E... E quindi questo ci dà una grossa soddisfazione, soprattutto quando quei ragazzi ti incontrano e ti, ti ringraziano per, per l'aiuto che gli hai dato, che sicuramente è un aiuto notevole a livello psicologico, è molto importante non sapere... Sì, sapere che comunque ci siamo noi che gli diamo un'ulteriore protezione. E poi quando ti ringraziano anche se magari non hai partecipato all'azione, senti il ragazzo che ti ringrazia e tu gli dici guarda io non c'ero in questa azione e loro continuano a ringraziarti lo stesso. Quindi queste sono soddisfazioni a livello personale e penso siano le cose più belle che questo mestiere ti, ti possa dare. Poi, insomma, di esperienza a livello di, di sensazioni, come dicevo prima. Eh, cioè io ho superato la fase dell'emozione del, del primo volo, perché questo l'ho fatto tantissimi anni fa e quindi diciamo, non, non si trova lo spazio per avere paura, timore, perché si sa benissimo cosa, che si va in volo, che è il nostro compito. È quello che ci è stato dato quello che ci viene dato e quindi... è un punto di vista completamente diverso sì ma, sì, ma anche perché io vabbè insomma ho 30 anni di volo quindi e sicuramente dato di gestire delle difficoltà in volo sì delle emergenze che ne so un motore spento quindi atterrare un'emergenza mi ricordo a Perugia oppure qualche avaria a bordo ma tante non ne sono Raccontare in quei momenti. Ma no. Poi a bordo siamo in due, quindi voglio dire, gestiamo la cosa. Sì, c'è sempre il patematario. Sì, oddio, è un misto di sensazioni. No? Io mi ricordo, tra l'altro, che quando, per esempio, questa piantata motore che abbiamo avuto, perché è un bimotore, l'elicottero che porto io, e, beh, abbiamo avuto queste emergenze, il motore si è spento. C'era Perugia lì vicino. Abbiamo. Ho fatto questo atterraggio precauzionale mo, in monomotore e poi l'importante a bordo è un conto è gestire la situazione da solo, un conto è avere invece l'altro pilota che comunque ti dà una mano d'aiuto. E mi ricordo che il pilota che era con me mi ha avvertito perché vabbè, la procedura prevede che bisogna prendere la manetta del motore che si è spento e tirarla indietro. E io, forse perché l'emozione, stavo tirando giù la manetta del motore che, che era ancora funzionante. Meno male che mi ha avvertito, anche perché a bordo abbiamo dei, dei suoni no? che ci dicono che qualcosa non va, però nel gestire il tutto certe volte magari l'allarme non lo senti. Poi magari, che ne so, mi è capitato anche un aneddoto, un aneddoto abbastanza simpatico, perché mi ha fatto ricordare Paolo il discorso delle forze dell'ordine: 5-6 anni fa siamo andati a Padova alla fiera. Uh, eravamo ospiti con, con l'elicottero in mostra statica quindi eh, il tempo era brutto siamo partiti da Rimini perché faccio servizio a Rimini e siamo arrivati su Padova Bassi perché chiaramente eh, le nubi erano basse quindi abbiamo fatto atterraggio all'interno della, eh, della fiera campionaria e, e dopo poi arrivano i carabinieri e siccome c'era stato l'attentato dell'11 settembre queste cose qui la gente magari ha visto questo elicottero basso e eh, che atterrava dentro, quindi sono arrivati i carabinieri pensando che fosse successo, chissà quale cosa, e c'era questo maricello dei carabinieri che mi ha chiesto la patente, cosa che mi piace, <ride> mi dia la patente delle ricordi. Sì, vabbè, insomma, un aneddoto, ogni tanto capitano anche eh, di queste cose. insomma Consiglieresti a un ragazzo che vorrebbe intraprendere questa carriera? Ma sicuramente sì, eh, diciamo che la mia passione è quella di diventare pilota militare di aereo, poi la penso, ma non si può ottenere tutto dalla vita, però sì, è interessante. Eh, cioè, poi nel nostro ambiente ci si conosce tutti e sappiamo come com operano sia quelli dell'aeronautica militare, eh, ormai anche la marina, c'è la propria componente aeronautica. E poi alla fine ci si confronta perché magari ci si vede in giro a fare delle esercitazioni congiunte oppure a fare delle manifestazioni aeree oppure missioni operative. E penso che sia un mondo insomma, sicuramente diverso da quello civile e sicuramente merita di essere praticato. Però, purtroppo c'è da dire che oggi, eh, essendo ci stata una contrazione delle, degli organici. Non sono più richiesti tanti piloti come in passato perché è cambiato un po' tutto, però se è un ragazzo ha passione consiglio sì, sicuramente di, di intraprendere questa strada. Questo non è un territorio florido da questo punto di vista di hobby e di passione, no, quindi prima, voi... No, no, diciamo che questa zona è fuori dai circuiti no, delle grosse manifestazioni aeree perché se uno vuole cioè eccetto magari qualcosina che si fa a livello locale però se uno vuol vedere una grossa manifestazione aerea con la pattuglia acrobatico con diverse pattuglie acrobatiche oppure <coughs> oppure un altro di aerei sicuramente deve andare da Napoli in su però secondo perché... me si tratta anche di informazione secondo me la gente non conosce questo sport questo hobby non lo apprezza quindi perché non lo vede ma sì, sicuramente, ma infatti la maggior parte dei piloti, cioè sono pochi piloti calabresi, che ne so, lucani per dire, no? Appunto per questo motivo. Ma la maggior parte dei piloti sono veneti, pugliesi, cioè eh, eh, gente che viene da, da terra dove la, la cultura aeronautica è, la cultura è presente da, dagli inizi del, del volo, quindi insomma questo è già tanto. Noi, nonostante abbiamo tre aeroporti, mi pare Reggio Calabria, Lamezia e Crotone, però, comunque, non è una passione che, che prende molto, almeno qui in Calabria. Infatti, sono, sono pochi i piloti calabresi che conosco. Insomma, Quando siamo venuti a chiedervi di poter fare questa, poter esprimere diciamo, le nostre sensazioni di volo, era, doveva venire qui da noi. Anche Osvaldo Ciurleo, il figlio del dottore Ciurleo di Cinque Frondi, che penso sia originario di Hanoi o di, di, di Maropoli. Siccome è dovuto partire per ragioni di famiglia e non è presente, io, eh, fra l'altro, questo ragazzo è uno che fa, eh, organizza l'air show nazionale e internazionale. Quando vediamo le frecce tricolore a Reggio Calabria, non è che vengono perché qualcuno ha telefonato mandami le frecce tricolore. Passano tramite un ufficio di cui lui è responsabile. Organizza queste manifestazioni su scala europea e di Cinque rondi, Osvaldo Ciorleo lo conosceranno quasi tutti, perché è un ragazzo che si è cresciuto qua, ora è a Roma. L'ho voluto dire perché doveva partecipare pure lui a questa nostra, chiamiamola festicciola di famiglia. Eh, tramite la vostra bontà e quindi siccome ora non c'è vi dico che purtroppo lui è dovuto partire e non, non può essere presente, grazie. Allora, innanzitutto mi ha fatto davvero piacere conoscervi e attraverso questa breve intervista farvi conoscere ai nostri telespettatori. A questo punto, io direi che Piena TV si potrebbe anche impegnare a seguire le vostre iniziative. Eh, perché no? A eh, portare a conoscenza un pochino la cultura del volo, come diceva Domenico. Grazie davvero, è stato bello attraverso i vostri racconti vivere questa esperienza del volo. La, il, il mio collega pilota qua, io, io non piloto più, piloto con la fantasia e quindi non costa niente, non succedono incidenti, con, con la fantasia. Io, io sogno, di, 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 sogno di accarezzare l'aereo perché l'aereo è come una fidanzata, bisogna tenerlo buono, non approfittare di lui perché ha certe caratteristiche, certi giovani gli fanno fare qualcosa agli aerei che non potrebbero fare. Cioè gli fanno fare delle acrobazie particolari che la struttura ne risente. L'aereo la, è come una fidanzata: bisogna ogni tanto accarezzarlo, stai buono, non ti muovere, state fermo, portami a casa. Eccetera, eccetera. Dicevo che se Telepiana vuole salire piano a TV, TV chiedo scusa, non imparerò mai lo potrò dire pure cento volte, ma sono sempre là. Vuol farsi un volo con con la telecamera, ora è consentito, perché fino a poco tempo fa, qualche anno fa, non si poteva né fotografare né filmare dall'alto. Ma siccome io ho filmato e ho, e ho fatto, e c ho, c ho molti filmati, se volete ve li do, ho filmato e ho fatto fotografie, perché se una cosa non si può fare, che gusto c'è a farla? Vi racconto un piccolo particolare, in mezzo minuto, in mezzo minuto si può, e al secondo lancio, di terzo lancio di Paracautista. Con il paracadute lisi e che quindi bisognava lanciarsi a quote molto basse, quel, quel tipo di paracadute non è guidabile. No? Si tratta di correggere soltanto la direzione, ma non è guidabile come l'ala che c'è ora. Io parlo di molti anni fa. Questo, questo paracadute ti gira, 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 gira e mi porta fuori campo. Vado a cadere in un agrumeto, non è successo niente. Mi sono sganciato. Sono arrivati i militari, hanno raccolto tutto, eccetera mentre uscivo c'era una signora che rammentava un paio di pantaloni in un agrometto a fianco all'aeroporto di Reggio Calabria e mi faceva figlio, c'era bisogno passare un cancello che era aperto perché aveva pensato che era entrato dentro l'agrometo o per rubare o per fare una santa donna, mi disse c'era bisogno di saltare dalla rete quando quando c'era il cancello aperto, quindi nella vita bisogna stare attenti, bisogna prima vedere se c'è il cancello aperto e poi grazie ancora. Con la promessa quindi che ci rincontreremo in un modo o nell'altro per qualche manifestazione o perché no, per qualche puntata di contesto, dimmi. Chiedo scusa, allora, dimenticavo, credo che eh, nel mese di ottobre il nostro club organizzerà una manifestazione. Adesso eh, siccome sono un po' un paio di, di, di mesi fuori dal giro, però non è questo il problema, eventualmente io vi comunicherò la data, perché sicuramente è una domenica, eh, domenica mattina, quindi si sarà tutto il giorno. Eventualmente se vorrete fare parte, okay. portate le telecamere e vi divertirete anche voi. Grazie. Grazie Ernesto, allora vi ringrazio Paolo, da Paolo Caridi, Michele Amato, Ernesto Borgese e Giovinazzo Domenico, grazie ancora.